per questa bellissima manifestazione, questo bellissimo evento. Allora, noi veniamo dal 1583, abbiamo appena vinto il Festival di Sanremo, come dicevamo prima che fosse bloccato dalla pandemia di peste bubonica, e volevamo proporre, far capire qual è la nascita, diciamo, l'origine della musica del Mediterraneo, della musica italiana, ma non solo, e dimostrarvi che cosa voleva dire fare musica dal vivo nel 500, perché questi brani che vi facciamo ascoltare perché sono molto molto posso dire pornografici, però parlano dei soliti temi, parlano di amore, di sesso, di corna, di sesso, di amore. Il brano che avete ascoltato parla di, questa è una storia che penso che molti di voi conosceranno, parla di un uomo, di un ragazzo che cantava allegramente per la sua donna, per il suo gruppo è sparita e la cercava cercando di ricordare che lui cantava allegramente, ma lei è sparita. Quanti voi è successo? Andiamo avanti. Potete avvicinarvi che anche se veniamo quella volta siamo lì. Allora, questo brano, parlando appunto di sesso, parla della signora che quando canta il grillo, quando canta il grillo, chiama Martin per andare nel suo letto. Fare cosa non si sa. Quando la sera canta il grillo, in bello, la signora fa chiamare Martin, bello Martin, la signora fa chiamare Martin, bello Martin. Cara Madonna che l'ho fatta.